La storia del caseificio Cuomo è quella di una tradizione secolare fatta di passione e di sacrificio per portare ogni giorno sulla tavola la freschezza e la genuinità della vera mozzarella prodotta come una volta. All'interno dello stabilimento incontriamo Fernando, il veterano dei casari Cuomo, che decide la miscela di latte, la qualità dei fermenti e i parametri della lavorazione, dalla temperatura di riscaldamento ai tempi di coagulazione del latte. Ad Aprilia Cuomo non produce solo mozzarelle, ma anche ricotte, formaggi, scamorze. Le mozzarelle prodotte e confezionate oggi pomeriggio saranno in vendita alle 8 di domani mattina. Proprio come recita lo slogan Cuomo, ogni mattino dall'Agro Pontino. Noi lunedì stiamo qua a fare il lunedì sera, se ci state voi dall'altra parte, che ci stiamo a fare qua? Certo. E invece tutto questo lo traducono proprio, vi aspettiamo, non mancate. Allora vi aspettiamo ogni lunedì sera, sempre su Ernica TV, non mancate. Perché se non ci sono loro, è inutile che ci siamo noi, quindi non mancate necessariamente. Allora vedi, ripete ancora il discorso del non mancate. Tu, va bene, sì. Un po' di meno, girato di meno, siamo quasi arrivati. Che significa che glielo facciamo ancora? L'aria del ponte, per questo incanto.
care telespettatrici di Ernica TV, Antonello Iannarilli, candidato a sindaco. La situazione attuale dell'amministrazione comunale di Alatri. E le sviscera in una nota pubblicata prima sul social network Facebook e poi sulla stampa locale. Ecco, noi vi risparmiamo la lettura perché si tratta di un intervento molto lungo, molto elaborato di Antonello Iannarilli, che parla degli effetti che potrebbe produrre una situazione di dissesto, una dichiarazione di dissesto per il comune di Alatri. Ecco, una situazione che è già stata vissuta dal nostro comune alcuni decenni fa, dalla quale sembrava la nostra amministrazione fosse uscita, ma più di qualcuno a livello politico, ma anche nella cittadinanza, almeno tra le persone più esperte di questa materia, in materia di contabilità, soprattutto agli enti pubblici, paventa la possibilità che il comune cada di nuovo nella dichiarazione di dissesto. Ebbene, il crack, sostiene lo stesso Iannarilli, produce una serie di effetti a catena che paralizzano la vita dello stesso ente. Vedremo se ci saranno repliche a queste affermazioni. Ecco, l'amministrazione più di una volta si è pronunciata rispetto alla situazione economica dell'ente comunale e ci sarebbe, almeno secondo coloro che sostengono la gravità di questa situazione, quindi questa situazione di indebitamento da parte del nostro comune, ci sarebbe anche una dichiarazione dei revisori dei conti che non lascia presagire niente di buono. Ma a tutt'oggi, ecco, nessun ente preposto, nessun organismo, diciamo, a livello regionale o nazionale si è pronunciato in merito, dando ragione all'uno e torto agli altri. E passiamo, ecco, a una notizia invece. Ecco, in questi giorni la ricorrenza dei festeggiamenti del nostro patrono San Sisto, della traslazione delle reliquie di San Sisto I, Papa e Martire, chiaramente ha visto la nostra Acropoli, soprattutto la cattedrale di San Paolo sull'Acropoli, chiaramente animata e molto frequentata da numerosi fedeli per quelle che sono state le iniziative, chiaramente le celebrazioni di tipo religioso proprio in onore del Santo Patrono. Ci sono state nei giorni scorsi, ecco, nel pomeriggio di domenica, la celebrazione dei Vespri. Nel pomeriggio invece di ieri, lunedì, chiaramente 11 gennaio, c'è stata la Santa Messa pontificale, appunto c'era presente il Vescovo della Diocesi Anagni-Alatri, Monsignor Loppa, che ha celebrato insieme a numerosi altri prelati, numerosi altri parroci, oltre al parroco chiaramente della cattedrale, Don Antonio Castagnacci, erano presenti anche numerosi altri religiosi. E quindi nei prossimi giorni, domani precisamente, mercoledì 13 gennaio, ci sarà un'altra cerimonia molto attesa dai fedeli e dai nostri concittadini, ovvero quella del bacio del piede, questa reliquia che durante questi festeggiamenti è stata esposta davanti all'altare principale della cattedrale di San Paolo. E passiamo invece a problematiche di tipo amministrativo. Ecco, questa nuova scuola a Basciano, dove sembra che siano ripartiti gli interventi dopo anni di stop, sono ripresi infatti i lavori per finire il plesso scolastico. L'amministrazione comunale punta alla consegna entro il mese di settembre, quindi entro magari in tempo utile per il prossimo anno scolastico. Dapprima il posizionamento degli infissi, poi tutte le altre opere interne, comprese la pavimentazione e l'impiantistica, sono così ripresi i lavori per il completamento della scuola dell'infanzia nella contrada di Basciano. Ecco, intanto prego la regia di sostituire l'immagine e magari anche di posizionarla sulla mia persona. Grazie. Il sindaco Giuseppe Morini aveva dato notizia già nel corso della conferenza stampa dello scorso fine anno. E le maestranze, già attive da diverse settimane, sono tornate a lavorare da qualche giorno. Come detto, il primo intervento riguarda la posa degli infissi, dopodiché si procederà con le opere più importanti e sostanziose per le quali occorrerà indire una gara d'appalto. Sulla tempistica il sindaco Giuseppe Morini, un esperto in materia di edilizia per la sua qualità di ingegnere, ha fatto intendere che l'obiettivo dell'amministrazione sarebbe quello di consegnare la scuola per il prossimo settembre, trasferendo gli alunni dall'attuale sede di Sant'Emidio, per la quale
il comune paga ancora oggi un affitto nei nuovi locali. Ecco, che tipo di popolazione studentesca è attesa per la scuola in via di ultimazione? Le cifre a nostra disposizione, sostiene il sindaco, ci dicono che andremo a costituire almeno due sezioni. Inoltre, la presenza della nuova materna Basciano fa da traino anche per il presso elementare della stessa zona. In sostanza, diverse famiglie, molte di più rispetto al passato, iscriverebbero i loro figli in quelle scuole potendo contare su due strutture a poca distanza l'una dall'altra. Ad attirare sono anche le possibilità offerte dal nuovo plesso che, come da progetto, avrà spazi verdi per l'attività ludica e formativa all'aperto, nonché ambienti per la riflessione, l'attività motoria, la formazione linguistica e informatica. La costruzione di questa scuola è stata comunque travagliata, da un lato a causa del complesso reperimento dei fondi necessari, dall'altro per le critiche formulate da vari esponenti politici contrari a edifici scolastici isolati e di contrada. Questo decentramento evidentemente è inviso almeno a coloro che fanno parte delle minoranze, magari consigli di opposizione, comunque a personaggi politici che chiaramente non siedono al governo della città di Alatri. E a proposito di opposizioni, è un altro oppositore dell'attuale amministrazione, il nostro concittadino Dario Ceci, è molto critico nei confronti del comune, nei confronti del sindaco Morini, perché chiaramente attacca il suo silenzio. Il silenzio verso che cosa? Su quale argomento? Ecco, il silenzio di Morini, almeno secondo Dario Ceci, è controproducente nei confronti della CEA. Sindaci infatti in rivolta contro Acea dopo la prima riunione che si è svolta a Ceccano, voluta dal primo cittadino di quella città di Ceccano, Caligiore. Il 15 gennaio le amministrazioni che stanno aderendo alla protesta delibereranno un documento con cui avviare l'uscita dalla società. Per ora sono oltre 20 i sindaci che hanno aderito, partecipando anche alla prima riunione, ma proprio su questo aspetto Dario Ceci, che fa parte del patto civico, che da tempo sostiene la risoluzione contrattuale con Acea, attacca l'amministrazione. Queste sono le sue affermazioni. Il sindaco Morini è stato assente all'incontro di Ceccano, ne ha inviato alcun delegato, laddove i sindaci presenti hanno avviato una lodevole e meritoria iniziativa contro Acea, in un tentativo che andava e va sostenuto. Il prossimo 15 gennaio, infatti, tutti questi comuni delibereranno, ciascuno con un proprio atto consiliare, le modalità di rescissione del contratto con l'attuale gestore del servizio idrico. Ma il nostro sindaco, ancora una volta, decide di non decidere, defilandosi ad arte. E allora, continua Dario Ceci, gli chiediamo: da che parte vuoi stare? Con Acea, debitrice nei confronti del nostro comune, o con i cittadini vessati che continuano a ricevere minacce di distacco dei contatori e bollette salatissime? Un atteggiamento incomprensibile che purtroppo conferma da che parte stia l'attuale maggioranza di governo cittadino. Con Acea, e solo con Acea, questo almeno è quanto sostiene Dario Ceci, contro le speranze e le attese dei cittadini, quindi il sindaco, ecco, che rappresenta Città di Alatri, rappresenta l'attuale amministrazione, secondo Dario Ceci, sarebbe contro le speranze e le attese dei cittadini. Il tema del rapporto con il gestore è di strettissima attualità, e interessa l'economia delle nostre famiglie, mentre Morini invece sogna l'acquisto dell'ex ospedale o dell'area delle Fraschette. Promesse elettorali, si chiede Dario Ceci. Io aggiungo, e mi permetto di aggiungere, forse per quanto riguarda l'acquisto dell'ex ospedale, Morini avrà anche fatto delle affermazioni, avrà potuto anche sostenere qualche tesi, e in questo magari è coerente con il suo passato amministratore, perché a varie riprese, sia nella prima occasione all'inizio degli anni 2000, sia in questo secondo mandato amministrativo che ha ricevuto dagli elettori, chiaramente ha affrontato in diverse occasioni il problema dell'ex ospedale, ecco, di questo vecchio stabile ospedale che addirittura aveva la problematica di una copertura realizzata in amianto. Fortunatamente l'ASL, dopo ripetute solleciti, chiaramente ha provveduto a eliminare almeno il pericolo che rappresentava la copertura con questo materiale, appunto l'amianto. Addirittura il pericolo era stato segnalato dall'ARPA già diversi anni fa, ma nessuno aveva, almeno fino all'anno scorso, posto rimedio. Ma per quanto riguarda l'acquisto dell'area delle Fraschette, o acquisto, concessione, chiamiamola come vogliamo, chiaramente io ho i miei dubbi che l'attuale sindaco Morini magari si sarà espresso in questa maniera durante qualche dichiarazione alla fine dell'anno, probabilmente anche nella
trasmissione che abbiamo realizzato come Ernica TV con la conduzione di Patrizio Minnucci, magari faccia a faccia, però ecco, tra il dire e il fare, almeno sull'argomento delle fraschette, credo che ci sia una notevole distanza da quello che Morini pensa, vuole o intende fare riguardo all'argomento fraschette, campo le fraschette, e quello che invece realmente sta facendo. Ma questo problema probabilmente lo affronteremo nelle prossime settimane, perché il 24 gennaio, intanto ve lo anticipo, realizzeremo la quarta edizione del convegno Gocce di Memoria, proprio nelle strutture dell'ostello che si trova proprio a ridosso del campo delle fraschette. Faremo questa edizione del convegno, alla quale nel passato hanno partecipato numerosi concittadini e non soltanto, anche persone intervenute da altre regioni, persone magari che avevano avuto un'esperienza di vita all'interno del campo delle fraschette e sono venuti, chiaramente hanno partecipato a queste occasioni di incontro, a questi convegni che abbiamo come gruppo Gocce di Memoria organizzato negli anni scorsi. Ecco, proprio oggi pomeriggio ho avuto un colloquio con il consigliere delegato alla cultura, Carlo Fantini, per decidere, appunto, per stabilire, per confermare il convegno, la quarta edizione del convegno che terremo il 24 gennaio, proprio del pomeriggio del 24 gennaio, in località Campo Le Fraschette. Vedremo, ecco, magari in quell'occasione chiederemo al sindaco effettivamente cosa sta facendo di concreto per acquisire quell'area che io ritengo sia un immenso patrimonio, chiaramente un patrimonio chiaramente da tenere in notevole considerazione per quanto riguarda anche il futuro vuoi turistico, vuoi culturale della città di Alatri. E passiamo a un argomento che riguarda un comune vicino, ma in qualche modo riguarda anche il nostro comune, il comune di Alatri. Nel comune di Collepardo c'è un fenomeno antipatico, un fenomeno bruttissimo, ma io penso si possa definire anche illegale, quello di abbandonare, ecco, i rifiuti, ecco, utilizzare soprattutto magari in quei comuni dove non c'è la raccolta differenziata i cassonetti, significa chiaramente aggravare quelle che sono le spese di gestione di questo o quel comune. Immaginiamoci poi come accade in molte località sul territorio di Alatri, quando poi i rifiuti addirittura vengono abbandonati nelle scarpate o ai margini della strada. Ecco, un episodio, una scena veramente incresciosa è quella che alla quale si assiste percorrendo la superstrada che da Ferentino porta a Sora, perché tutte le piazzole sono invase dai rifiuti. E io dico sì, è vero che ci sono chiaramente persone incivili e sono probabilmente anche numerose che accentuano questo fenomeno, però è anche vero che le varie amministrazioni interessate, poi che l'amministrazione comunale di Ferentino per il tratto che interessa, del tratto di superstrada che interessa il territorio di Ferentino, così come quello di Alatri e via discorrendo, diciamo così, fino al termine della superstrada che è la città di Sora, chiaramente potrebbero almeno periodicamente provvedere a un intervento di polizia, oltre che a un controllo, magari, che so, mettere anche in funzione delle telecamere, un qualche cosa che possa aiutare a individuare e a perseguire queste persone incivili che abbandonano i rifiuti lungo la superstrada, così come anche in luoghi non previsti per la raccolta dei rifiuti stessi. Andiamo avanti con una notizia che riguarda le scuole. Saranno nel 15 e il 23 gennaio due nuovi appuntamenti con l'Open Day a Palazzo Contingentili, sede del liceo classico, del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane, e nella sede di Chiappitto, dove invece c'è il liceo scientifico. Le scuole rimarranno aperte nelle giornate, appunto, del 15 gennaio a partire dalle ore 16:30, mentre il 23 gennaio l'Open Day, ecco, i locali della scuola rimarranno aperti a partire dalle ore 15:30. In queste due giornate saranno accolti da docenti e studenti gli alunni delle classi terze medie che a partire dal prossimo mese di settembre frequenteranno la scuola superiore e che entro la fine di gennaio dovranno effettuare la prescrizione per il liceo. Un'occasione importante per loro e per le famiglie, non soltanto per visitare l'istituto, ma anche per verificare il piano dell'offerta formativa dei diversi indirizzi. Quindi lo ripetiamo perché è una notizia importante, ecco, determina quello che sarà un po' il futuro di questi giovanissimi. Ecco, chi frequenta quest'anno la terza media
può nelle giornate del 15 al 23 gennaio, il 15 alle 16.30, il 23 gennaio alle ore 15.30, recarsi presso il Palazzo Conti Gentili in piazza Santa Maria Maggiore, dove ha sede il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane, oppure nella sede di Chiappitto, dove c'è invece il liceo scientifico, per avere informazioni, quindi per poter decidere, magari sicuramente insieme ai loro genitori, perché parliamo di ragazzi minorenni, che, ecco, decidere quale sarà il loro futuro, almeno dal punto di vista scolastico, quindi quale istituto superiore frequenteranno il prossimo anno. E una notizia, ecco, magari cominciamo ad accennarla, poi torneremo su questo argomento dandovi altre informazioni. Una notizia è quella che riguarda, diciamo, la formazione delle liste, soprattutto le liste civiche, alle prossime elezioni amministrative comunali di Alatri. Ebbene, c'è più di qualche esponente politico, di qualche persona che comunque in qualche modo, magari anche se no, anche non veterani della politica, che intendono comunque dedicarsi attivamente alla politica, che cosa stanno un po' paventando, che cosa stanno dicendo, praticamente che si corre il rischio, se il desiderio è quello di non far tornare alla guida della città coalizioni che hanno amministrato nel passato e a detta di molti hanno amministrato male, parliamo ovviamente dell'attuale amministrazione di centrosinistra con sindaco Giuseppe Morini, così come di quella precedente, la coalizione di centrodestra, dove con l'allora sindaco Costantino Magliocca, ecco, chi non vuole, se non le persone stesse, anche se sappiamo che il sindaco Giuseppe Morini, attuale sindaco, verrà in qualche modo riproposto dalla sua coalizione, anzi verrà sicuramente riproposto alla sua coalizione nelle prossime elezioni amministrative, ecco, mentre per Forza Italia ancora il panorama non è ben chiaro, però chiaramente non sarà più candidato come sindaco il dottor Costantino Magliocca. Ebbene, ecco, chi vuole opporsi a questi due schieramenti e probabilmente temendo neanche l'impatto sull'elettorato, quindi temendo anche che poi alla fine vadano, che so, magari se nessuno delle nessun rappresentante delle due coalizioni magari potrà venire eletto al primo turno, però al ballottaggio potrebbero andare quelle che sono le coalizioni classiche, quelle centrodestra contro quella di centrosinistra. E allora, ecco, questo movimento civico nascente che cosa sta cercando di fare? In questo caso hanno preso l'iniziativa tre nostri concittadini come Maurizio Cianfrocca di Progetto Alatri, Dario Ceci di Patto Civico e Antonio Collella di Prospettiva Futura, e hanno risposto in qualche modo, hanno voluto rispondere a una provocazione o una sollecitazione di Pasquale Caponera, esponente di Programma Alatri, che praticamente definiva la sua lista civica, che è chiaramente una lista che risale molto indietro nel tempo per quanto riguarda le vicende politiche di Alatri, Programma Alatri. Ecco, perché cosa dicevo Pasquale Caponera? Di essere pronto con una sua lista magari a confrontare quelli che sono i programmi, i progetti per il futuro e quindi arrivare magari eventualmente anche alla formazione di una coalizione per distinguere la centrodestra e la centrosinistra, magari chiamiamola una coalizione delle liste civiche. Ebbene, proprio oggi pomeriggio, anzi dovrebbe già esserci stato questo incontro nello studio di Vincenzo Galione, l'avvocato Vincenzo Galione, si dovrebbero essersi incontrati gli esponenti dei vari movimenti civici che si propongono per le prossime per la candidatura a sindaco delle prossime elezioni. Vi daremo, ecco, magari non so se alla fine è stato deciso in questo incontro di emettere un comunicato congiunto o magari ognuno si è andato per la propria strada, è servito magari l'incontro solo per chiarirsi le idee, magari per scambiare qualche opinione. Di questo chiaramente vi daremo conto nelle prossime puntate di Rassegna Sociale, nelle prossime edizioni di Rassegna Sociale. Per il momento ci limitiamo a dire che c'è stata questa iniziativa e quindi potrebbe dar frutti, come potrebbe essere un nulla di fatto, ma tutto questo al momento non lo sappiamo, non lo conosciamo. Invece, ecco, andiamo un po', cambiamo da argomento, dalla politica andiamo a quella che è la cultura, per un evento che si terrà domenica prossima alle ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale. Si tratta della quinta edizione del Festival degli Artisti Locali, organizzato dall'Associazione Culturale Montelonga del presidente Luciano Campoli. Ecco, non sarà soltanto l'Associazione Culturale Montelonga
a organizzare questo evento, si associerà per l'occasione con, ecco, lo farà insieme all'associazione culturale Mondo di Note del maestro Danilo Rossi. E tutto, il tutto ovviamente è stato patrocinato l'assessorato alla cultura del Comune di Alatri. Festival e progetto musicale che è giunto alla sua quinta edizione ogni anno ha valorizzato, e con questo evento, il territorio e la cultura dello spettacolo, e anche quest'anno vuole valorizzare musicalmente, artisticamente tutti gli artisti locali, musicisti, cantanti, tutti quegli artisti che a volte, anche nascosti, vogliono dare rilievo alla loro passione artistica musicale permettendo di esprimersi liberamente. L'organizzazione e direzione artistica dell'artista cantante maestra Elisa Ceccani e del maestro Danilo Rossi, e questo è un appuntamento artistico culturale che non bisogna assolutamente mancare per ascoltare e emozionarsi con piccoli e grandi artisti tutti pronti a regalare forti emozioni. Ecco, chi vuole quindi partecipare a questo tipo di evento può farlo recandosi domenica prossima alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Alatri in piazza Santa Maria Maggiore, con magari l'ingresso sarà sicuramente piazza Santa Maria Maggiore, altrimenti c'è sempre l'inclassico ingresso in via Roma della Biblioteca Comunale per accedere ai locali, alla sala interna alla Biblioteca Comunale. Mentre una mostra sicuramente particolare si è tenuta, anzi ancora visibile, e, ecco, visitabile, in una, lo definisce lo stesso corrispondente del quotidiano La Provincia, in questo articolo pubblicato ieri, lunedì 11 gennaio, ecco, questa inconsueta location per questa mostra, ecco, l'inconsueta location della mostra è lo studio dentistico del dottor Canegallo ad Alatri, in zona Colle Prata. La mostra è della giovane fotografa e fotoreporter di Alatri, Novella De Luca. Si avventura, e questa ragazza, questa fotografa, in regioni del mondo molto pericolose, e già anni fa, la fotografa Novella De Luca, Maria Novella De Luca, chiedo scusa, fotografò e mise in mostra i suoi scatti sui bambini incontrati in paesi africani di Mozambico e Gabon, e lo fece anche in quell'occasione proprio nello studio dentistico che oggi ospita la nuova rassegna, che invece è dedicata al Kurdistan. La coraggiosa fotografa nostrana stavolta è riuscita ad entrare nella città di Koban, rischiando molto a causa del coprifuoco e del blocco imposto dai turchi, e ha vissuto in pratica, per realizzare questo servizio fotografico, con i combattenti e le combattenti di etnia curda, ha mangiato con loro quel poco che c'era, ha dormito con loro quel poco che la guerra permette di dormire. Nei suoi scatti Maria Novella De Luca narra, ecco, vuole in qualche modo descrivere, far vivere anche attraverso la sua arte fotografica, l'incredibile storia della unica attività rimasta funzionante a Koban, ovvero un forno che non ha mai smesso di produrre pane per sfamare chi combatteva e viveva ancora in città. Facce piene di dolore, ecco, chi vuole partecipare, chi vuole recarsi presso lo studio Canigallo per vedere queste fotografie di Maria Novella De Luca, vedrà facce piene di dolore, di rassegnazione, ma che ad un certo punto, di sfuggita, ecco, in questo forno curdo, lasciano trapelare bagliori di speranza. Con questa mostra, nel mio piccolo, lo ha dichiarato Maria Novella De Luca, voglio aiutare la causa curda, voglio che si sappia cosa stanno passando, che si conosca la loro sofferenza, che finisca l'isolamento nel quale sono caduti a causa dell'immobilismo e delle paure dei paesi occidentali. E vedremo, ecco, io non ho avuto questa possibilità di vedere la mostra, che mi auguro di poterlo fare, o comunque sia, ecco, magari di poter diffondere queste foto anche attraverso la nostra emittente. Vedremo magari se in un prossimo futuro Maria Novella De Luca vorrà in qualche modo permetterci, ecco, di allargare quello che è il ventaglio delle persone che possono essere interessate a questo tipo di argomenti attraverso la nostra emittente. Magari la contatteremo a questo proposito. E torniamo, ecco, torniamo più che al mondo, alle notizie politiche, a una notizia di carattere amministrativo. Si è parlato, ecco, alcune delle liste presunte concorrenti alle prossime elezioni amministrative stanno affrontando il problema del piano regolatore, ecco, di Alatri, che è un piano regolatore che risale
a 50 anni fa circa, credo al 1965. Ebbene, evidentemente questo argomento deve essere arrivato all'orecchio del sindaco. Ripeto, il sindaco è un ingegnere, probabilmente su questa materia anche preparato, e ha ritenuto opportuno il sindaco dire la sua sul piano regolatore. Stuzzicato da Forza Italia sul piano regolatore, l'affermazione che riporta la stampa locale testualmente, da un ingegnere ci saremmo attesi che avesse messo mano all'aspetto urbanistico, queste almeno sono dichiarazioni rilasciate da Antonello Iannarilli. Su questo argomento, appunto, stuzzicato Forza Italia, il sindaco Morini ha colto l'occasione durante la conferenza stampa dei fine anno 2015 per precisare alcuni aspetti su una paura che a più riprese nel passato è stata fonte di tanta letteratura giornalistica inerente alla crescita della città. Non mi si deve ricordare del piano regolatore, ha dichiarato Morini, perché conosco bene l'argomento. Oggi occorre almeno 1 milione di euro per realizzare uno studio propedeutico del piano regolatore. Soldi che dovrebbero essere spesi in quale opera, nello specifico? Nella digitalizzazione, è la domanda del corrispondente del quotidiano di Rale Oggi, Pietro Antonucci. La risposta del sindaco è questa: nella digitalizzazione di tutto il patrimonio abitativo della città, ben sapendo tra l'altro che la situazione sul nostro territorio non è congelata. Questo lavoro sarebbe indispensabile, secondo Giuseppe Morini, anche perché risponde ai dettami delle più recenti normative in merito. E chiede ancora Antonucci: il problema, come sempre, è quello dei fondi che non ci sono. La risposta è questa: non è possibile impegnare una simile cifra tenendo conto delle spese correnti, non rientra nelle nostre disponibilità. E se avessi una tale somma a disposizione, dichiara ancora Giuseppe Morini, come sindaco la utilizzerei per realizzare qualche opera pubblica per la città. Le dichiarazioni sul piano regolatore si accompagnano nel pensiero di Morini anche ad altre considerazioni sullo sviluppo di Alatri. E quindi le sue dichiarazioni sono ancora queste: non siamo rimasti comunque fermi e abbiamo operato in questi anni laddove è stato possibile per favorire uno sviluppo sociale e urbanistico dell'intero territorio. Vorrei ricordare, dichiara Morini, soltanto due esempi: il progetto che tutti hanno imparato a conoscere, come quello del miglioramento dell'area mercatale di Tecchiena, che riguarda comunque tanti altri momenti di quella zona. Il progetto dell'housing sociale incontrata a Sant'Emidio, cui tengo particolarmente. Fin qui il sindaco, conclude il corrispondente di Editoriale Oggi, Pietro Antonucci, fin qui il sindaco, ma va da sé che l'argomento tornerà in auge in occasione dell'imminente campagna elettorale, dato che è all'origine di tanti contrasti dovuti a vedute differenti. E io vorrei aggiungere, almeno per quanto ricordo, ecco, nella mia attività di condurre questo programma, la segna ciociara, magari leggendo delle notizie nel tempo, magari qualcosa mi rimane anche impresso o colpisce la mia attenzione. E se ben ricordo, 2 anni fa circa, ci fu un bando a livello nazionale per il finanziamento di parcheggi, se non sbaglio, al quale il nostro comune, come Denati, chiaramente chi, a cominciare dallo stesso sindaco, che è un esperto, ripeto, della materia, che volesse smentire magari o correggere questi miei ricordi, ecco, se non sbaglio, il Comune d'Alatri non poté partecipare a questo bando, quindi non poté chiedere dei finanziamenti perché il Comune d'Alatri manca di un piano urbano dei parcheggi, mi sembra si chiami così, piano urbano dei parcheggi, la nostra città non ce l'ha, quindi non c'è una programmazione, una idea di sviluppo, c'è in questo progetto del parcheggio di San Francesco che da anni, non so se si possa parlare addirittura di decenni, no, molti affrontano, ma fino ad oggi nessuno è riuscito a risolvere perché fino ad oggi non c'è stata in 4 anni, tra l'altro, di amministrazione, 4 anni e mezzo di amministrazione Morini, perché ricordiamolo a maggio, o probabilmente, come ho sentito oggi dire ad alcuni nostri amministratori, probabilmente addirittura a metà giugno potrebbe slittare quelle che sono le elezioni amministrative comunali, e chiaramente ad oggi non c'è una posa della prima pietra, ci sono dei progetti, ci saranno sicuramente dei passaggi propedeutici alla creazione, alla costruzione di un parcheggio, nel caso del parcheggio San Francesco
previsto come multipiano dall'attuale amministrazione, in contrasto con la precedente invece lo vedeva a raso, vedeva la realizzazione come possibile a raso. Ecco, però a tutt'oggi non c'è una posa dal primo piede, sono soltanto quindi passaggi che dovrebbero portare a questo risultato. E andiamo avanti, ecco, una iniziativa magari modesta, magari piccola, però ha avuto comunque un significato quantomeno simbolico, è stata ecco, questa proposta da parte del Comitato San Benedetto, il Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale San Benedetto, ha diffuso, ecco, questo appello, questa richiesta di avere, ecco, di mettere, poter mettere, di poter ricevere, mettere a dimora nel parco dell'ospedale San Benedetto, in località Chiappitto, mette a dimora quegli abeti che sono stati magari acquistati da parte delle famiglie della nostra città, chiaramente, per gli addobbi natalizi. Ecco, piuttosto che buttarli, piuttosto che farli chiaramente cercare comunque di destinarli a sicura distruzione, ha chiesto la comunità San Benedetto di poterli avere a disposizione per impiantarli nel parco dell'ospedale. Ebbene, a questo appello, a questa richiesta, hanno risposto una decina di nostri concittadini e quindi proprio domenica scorsa, chiaramente, i rappresentanti, ecco, magari le persone più attive e soprattutto capaci dal punto di vista almeno dell'arredo, chiaramente, di giardini, che cosa hanno potuto fare? Hanno impiantato alcuni di questi alberelli all'interno del parco, ecco, alcuni di questi, almeno, ecco, uno è ben visibile per chi frequenta l'ospedale, proprio in prossimità dell'ingresso principale, ecco, del pronto soccorso. Per gli altri, magari nei prossimi giorni, decideranno i componenti del comitato dove poterli piantare. E andiamo avanti e ci avviciniamo magari a conclusione della nostra rassegna ciociara con una notizia che, ecco, torniamo sull'argomento Forza Italia. Abbiamo nominato Antonio Giannarilli per quelle che sono gli appunti e, diciamo, le domande rivolte al sindaco, però bisogna registrare una, ecco, addirittura il quotidiano La Provincia nell'edizione di oggi parla di una Forza Italia nella bufera. Non c'è pace all'interno di Forza Italia, ecco l'articolo di Alessandra Celani. Nella polemica di questi giorni, aperta da un gruppo di azzurri, quelli che si trovano nella linea Savoia-Annarilli e l'altra con l'attuale dirigenza guidata dal coordinatore Pasquale Ciacciarelli, politicamente vicino al consigliere regionale Mario Abruzzese, si inserisce oggi, ecco, questa nuova polemica sulla candidatura prossimo sindaco di Annarilli. Da una parte Antonello Giannarilli, che è stato ufficialmente incoronato da pochi intimi candidato di Annarilli. Dall'altra Enrico Pavia, che in queste settimane ha incassato il gruppo di forza della giunta Marocca. Solo per citarne alcuni, si parla di Addesse, Tagliaferri, Ricciotti e dello stesso Magliocca. C'è anche una parte della coalizione Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, che pur prendendo atto delle velleità di Annarilli di candidarsi a sindaco di Alatri alle prossime amministrative, puntualizza che questa dovrà essere una scelta di campo di tutto il centrodestra. E per tale motivo l'unica soluzione è ricorrere allo strumento delle primarie. Ipotesi questa che sembrerebbe essere stata colta positivamente da Pavia, mentre Giannarilli continua a prendere tempo. Discorso diverso per la coalizione di centrosinistra. Sicura la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Morini, come pure potrebbe scendere in campo la dottoressa Ida Minnocci, moglie dell'ex sindaco, leader dello storico e figlia del senatore socialista Giacinto Minnocci. C'è anche l'ex assessore defenestrato dal sindaco Morini Galioni che potrebbe decidere di scendere in campo. E aggiungerei allora questo il movimento di Alatri in Comune con Tarcisio Tarquini, perché no? Perché non so, con Alessandra Celani questo suo articolo pubblicato sul quotidiano della provincia magari non abbia citato questo movimento civico che è nato da pochissime settimane ma che già sembra incontrare numerosi consensi e quindi chissà. E tra l'altro poi c'è stata una presentazione ufficiale almeno di quella che è l'associazione, ma non è stato assolutamente nascosto il fine politico della nascita di questa associazione Alatri in Comune, che è proprio il fine di poter lavorare con chi vuole, chiaramente la formulazione di un programma che poi dovrebbe essere presentato agli elettori
la prossima primavera con il, chiaramente la candidatura di Tarcisio Tarquini come, come futuro sindaco di Alatri. E c'è una, ecco, c'era stato un altro argomento molto dibattuto nei giorni scorsi e oggi c'è la replica dell'amministrazione comunale. La questione riguarda la mensa. Le tariffe non sono aumentate, almeno secondo quanto dichiarano gli attuali amministratori. L'amministrazione Morini replica Antonello Iannarilli su presunti aumenti delle tariffe degli asili nido comunali. Le tariffe degli asili nido di Alatri, si legge nella nota, non aumenteranno come risulta dal bilancio di previsione 2016 assestato con delibera di Consiglio Comunale del 16 dicembre 2015. L'importo complessivo delle entrate per tariffe previste nel bilancio assestato del 2016 è di 41.363 euro, mentre è stato di 62.800 nel 2015 e di 65.000 euro nel 2014. A dir la verità, esiste il fatto incontrovertibile che per aumentare le tariffe il Comune avrebbe dovuto comunicare alle famiglie utenti la variazione entro la ripartenza delle attività del 6 gennaio ultimo scorso. Il Comune, prosegue il comunicato del Governo cittadino, non ha comunicato nulla, pertanto le tariffe di fatto non sono aumentate. Piuttosto l'amministrazione Morini ha investito nel servizio di asilo nido, sia nell'adeguamento delle strutture sia nell'acquisizione di maggiori fondi regionali, passati dai 53.000 euro del 2010 ai 108.000 del 2013, sia nella ricerca di soluzioni che andassero incontro alle esigenze delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di lavoro, sia infine con le agevolazioni tariffarie. Oggi infatti, continua l'amministrazione comunale, le tariffe sono articolate in quattro fasce di utenza: tutti i giorni orario pieno, tutti i giorni orario pieno senza il sabato, tutti i giorni orario ridotto e tutti i giorni orario ridotto senza il sabato, e in otto fasce di reddito, in base all'ISEE, per ben 32 tariffe modulate secondo le esigenze e le disponibilità economiche delle famiglie utenti. L'amministrazione Morini ha garantito e garantisce un servizio di nido comunale efficiente, dando alle famiglie che affidano le figlie alle nostre cure la necessaria fiducia e serenità. Iannarilli conclude la nota sempre chiaramente proveniente dagli amministratori comunali, non può dire certo la stessa cosa dell'amministrazione che lo vedeva capo assoluto e indiscusso e che ha tentato più volte di privatizzare l'asilo nido, provocando agitazioni sindacali e confusione tra le famiglie. Questa è la conclusione del comunicato con il quale l'amministrazione comunale di Alatri replica le affermazioni di Antonello Iannarilli. E andiamo avanti per alcune notizie che riguardano la installazione della fibra ottica. Quanti noi abbiamo visto, e non soltanto da Alatri, devo dire, l'altro giorno parlavamo di un appello che il sindaco di Colepardo, Mauro Bussiglieri, ha rivolto alla Telecom per attivare questo impianto di fibra ottica che è stato chiaramente installato a Colepardo, ecco, nel comune di Colepardo. In questo caso, ecco, parliamo di Alatri e parliamo di un intervento, in questo caso di una protesta di Antonio Colella, che è esponente del Movimento Civico Prospettiva Futura. Nessuno sta controllando le conseguenze dei lavori, che sono utili, per carità, sostiene Antonio Colella. Il ripristino degli scavi è pessimo, basta fare una verifica e si può vedere con i propri occhi quello che sto denunciando. Continua Antonio Colella, mi meraviglio che i nostri amministratori non stiano sollecitando una migliore sistemazione del manto stradale. Possibile che nessuno vigili, che nessuno controlli? Pazzesco, questo è un altro esempio del disinteresse, almeno secondo Antonio Colella, della maggioranza Morini, ecco, sul decoro urbano della città di Alatri. Sono decine le segnalazioni che giungono alle nostre orecchie da parte dei cittadini, pedoni e automobilisti. Se da un primario lavoro debbono nascere buche e avvallamenti sul manto stradale, credo che qualcosa vada fatto. Mi auguro, continua Antonio Colella, che questo mio intervento venga letto come un appello alla ditta che sta eseguendo i lavori. Se non ci penseranno gli amministratori, ci penseremo noi di Prospettiva Futura. Quindi è entrato veramente in campo, è entrato in ballo, chiaramente, quindi manifesta con sempre più forza l'idea, diciamo, l'intento, lo stesso Colella, di praticamente presentarsi, ecco, appoggiare
Vincenzo Caglione con questa lista civica denominata Prospettiva Futura, e lo fa chiaramente affrontando quelli che sono gli argomenti chiaramente che ritiene essere più importanti per la nostra città, come nel caso specifico. Ecco, credo che sia chiaro il senso dell'intervento di Colella, no? C'è stato il passaggio della fibra ottica, ci sono stati questi macchinari che hanno percorso in lungo e largo il territorio della nostra città e soprattutto, anche e soprattutto il centro storico, ci sono degli avvallamenti, ci sono degli scavi che sono stati effettuati e una copertura chiaramente che non ripristina quello che era, diciamo, in origine il manto stradale percorso da questo tipo di impianto. Ebbene, che cosa sta aspettando la Telecom chiaramente a ripristinarlo nei modi dovuti, chiaramente quindi avrà anche degli impegni contrattuali, perché l'amministrazione comunale non si fa portavoce, non sollecita Telecom stessa, diciamo, non voglio dire quella costringe, ma non la sprona a rimettere le cose come erano, diciamo, e magari anche a migliorare la situazione del tratto stradale che ha attraversato con questo impianto. Vedremo se ci saranno delle repliche, o magari ecco, la replica che ci aspettiamo noi tutti i cittadini di Alati, magari è proprio quella attiva di ripristinare il manto stradale, ecco, di provvedere a tappare queste buche, quindi ad impedire quindi magari che ci si possa far male percorrendo le nostre strade a piedi o addirittura magari con le nostre due vetture rischiare, che soprattutto in quei tratti dove chiaramente il disfacimento di questo cemento, di questo materiale che hanno utilizzato per tappare questa striscia, chiaramente questa buca che hanno creato, chiaramente in molti casi rende anche l'asfalto, diciamo, la strada sdrucciolevole, chiaramente potrebbe verificarsi veramente qualche incidente anche tra automezzi. Un altro cantiere in zona San Silvestro con una richiesta d'aiuto all'ente. Aveva avuto ampie rassicurazioni nei mesi scorsi, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto. Arriva così la denuncia di un residente che abita a ridosso della chiesa San Silvestro, che dopo i lavori eseguiti nella zona sta avendo gravi disservizi al sistema fognario della propria casa. Una storia vecchia che sembrava aver avuto un esito positivo, ma che invece non vede la luce. Vane fino ad oggi le sue richieste di avere un intervento di sistemazione da parte della ditta esecutrice dei lavori. Sono più di 10 giorni questo residente del quartiere Piagge, quindi di San Silvestro, sono più di 10 giorni che sono senza servizi igienici causa uno strozzamento della fognatura dovuto ai lavori eseguiti con la costruzione di griglie di raccolta di acqua piovana per protezione dell'umidità della chiesa San Silvestro, ecco, proprio ridosso della sua abitazione. Ho informato, continua il residente di via San Silvestro, ho informato di questo grave disservizio i tecnici responsabili come di Alatri, ma ancora ad oggi mi si risponde che deve intervenire la ditta che ha fatto i lavori perché sono ancora in un periodo di garanzia. Sono un cittadino che paga le tasse e da 10 giorni sono senza servizi igienici per via di questo problema. Una denuncia di un cittadino esasperato che chiede aiuto. Oggi, ecco, ci potrebbero essere novità con un intervento riparatorio, se lo augura il diretto interessato. Questa è la conclusione di Massimiliano Pistilli, che ha pubblicato sul quotidiano editoriale Oggi, del quale corrispondente ovviamente questa notizia che riguarda i disagi che un residente di via San Silvestro deve affrontare a causa di lavori fatti male da parte della ditta che ha chiaramente ha eseguito questi lavori. Andiamo avanti, ecco, vediamo, siamo ormai alla conclusione con questa, posso magari leggervi questa notizia, almeno riportarla per sommi capi. Dopo le 5 stelle degli alberghi, le 5 forchette dei ristoranti, arrivano i 5 lettini. Parafrasando note agenzie di valutazione del settore turistico, adesso si può esprimere un giudizio anche sul tempo trascorso in ospedale. Si possono attribuire le 5 stelle non solo per un soggiorno dorato a Bora Bora, alle Seychelles o al New York, ma anche per l'assistenza ricevuta durante il periodo di ricovero in ospedale, il tutto passando per internet. Ebbene, è interessante questa notizia, magari prestate un po' di attenzione, soprattutto chi ha magari la possibilità di navigare, quindi di avere anche un risvolto a questo tipo di informazioni. Il sito in questione si chiama qsalute.it. Andando, ecco, sulla pagina principale di questo sito, c'è un pulsante blu con una scritta: scrivi una recensione,
per esprimere un giudizio da 1 a 5 su competenza, pulizia, assistenza e servizi. Alla fine uscirà un voto medio che balza subito agli occhi dei visitatori del portale. Si possono giudicare praticamente tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e di tutte le regioni. Non tutti conoscono il servizio, per cui il numero delle recensioni, almeno per l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, è relativamente basso. Il voto per l'ospedale di Frosinone raggiunge una media di 3,9 su 5, la stessa fornita dai 47 utenti che hanno voluto esprimere sui reparti. Sono 5 i reparti che hanno, dello Spaziani ovviamente, che hanno ottenuto le 5 stelle. Si tratta di otorinolaringoiatria, però sono stati soltanto 5 giudizi espressi, quindi una votazione, un indicatore chiaramente sicuramente non molto valido. Malattie infettive ha avuto 3 preferenze, medicina, anatomia patologica e il poliambulatorio, tutti però con una sola valutazione, quindi una valutazione sicuramente irrilevante, perché per avere un qualche significato, chiaramente molti di più dovrebbero essere gli utenti dello Spaziani, chiaramente che si pronunciano sulla efficienza dei servizi dell'ospedale di Frosinone. Ebbene, e va avanti così questo articolo a firma di Raffaele Calcabrina, pubblicato proprio oggi sul quotidiano editoriale Oggi. Mentre ecco, passiamo a quello che può essere il risultato dell'ospedale di Alatri. L'ospedale di Alatri e Sora. L'ospedale di Sora sfiora l'eccellenza su questo sito, Q-Salute, con un 4,9 su 5, però in appena 4 giudizi espressi. Ginecologia ottiene il 4,8. Il miglior servizio di pronto soccorso che abbia avuto modo di conoscere, addirittura si legge tra le recensioni, stiamo parlando dell'ospedale di Sora. Di competenza ne avete tanta, ma anche come persone vi comportate da veri angeli. E la giustificazione delle 5 stelle date a rianimazione, sempre dell'ospedale della città di Sora. Ottima esperienza anche in chirurgia, quindi per le 5 stelle. Per l'ospedale sono state pubblicate appena 2 recensioni e la media di queste 2 recensioni è 4,5. 2 volte venuto all'ospedale Alatri, partendo da Fiuggio, ho trovato efficienza, competenza, velocità e gentilezza da 10 e lode, scrive una paziente che dà un 4,3. Un po' più alto il voto ad ortopedia, ecco, peccato però che riguardo l'ortopedia credo si riferisca ai servizi ambulatoriali, perché per quanto riguarda invece il reparto notoriamente non esiste più ad Alatri. L'ospedale di Anagno ottiene un 3,6, mia madre fa dialisi da 2 mesi, sono di una professionalità e bravura uniche, nonostante la Regione Lazio abbia smantellato quasi tutti i reparti. Ecco, la notizia di per sé, per quanto riguarda almeno le votazioni, i punteggi ottenuti, è insignificante, però è importante questo, magari più che il voto, sono importanti questi giudizi, perché il portale qsalute.it dà la possibilità anche di esprimere i giudizi, quindi tutto sommato dalla lettura di questi giudizi, di questi giudizi espressi, chiaramente si potrebbero ricavare anche delle utili indicazioni. Ecco, però, magari non soltanto la lettura dei giudizi positivi, ma anche da quelli magari negativi, da quelle persone che magari in qualche modo attraverso questo tipo di portale denunciano magari dei disservizi, delle problematiche che hanno dovuto affrontare recandosi presso una delle strutture dell'ASL di Frosinone. Sono rimaste principalmente 4, ecco, infatti per quanto riguarda l'ASL si parla di una struttura che ormai ha conservato pochissimi servizi, ecco, quelli che ancora riescono a offrire un servizio di ospedaliero sono le strutture di Alatri, Frosinone, Sora e Cassino. Una ultima notizia con la quale parleremo poi brevissimamente delle talgarterne che vengono utilizzate a Frosinone, ecco, di questa necessità, legandosi a Frosinone, di badare appunto al giorno della settimana, perché lunedì è permesso il transito all'interno del comune di Frosinone soltanto le targhe dispari, il venerdì soltanto le targhe pari. Però voglio leggere questa notizia che praticamente ecco, l'esordio, il titolo è questo: per la visita oculistica ripassi a novembre. Siamo a gennaio, diciamo che si intenda novembre 2016. C'è chi per esprimere un giudizio ha scelto la strada più classica, una telefonata in redazione, una telefonata a un quotidiano locale come Editoriale Oggi, per denunciare l'ennesimo caso di visita specialistica fissata alle calende greche. A protestare è Amedeo Bernola di Supino. Ieri mattina si è recato negli uffici dell'ASL di Ceccano per prenotare un esame oculistico.
sono un diabetico e per un controllo da fare a marzo avevo la necessità di prenotare alcune visite oculistiche, ma una volta giunto allo sportello l'amara sorpresa: per marzo non avrei fatto in tempo. Mi hanno fissato una visita il 6 giugno e l'altra un eco Doppler il 24 novembre. Per farla il più veloce possibile avevo chiesto di poterla fare in qualsiasi struttura e invece mi hanno detto che se volevo farla prima sarei dovuto andare privatamente. L'ennesimo sfogo di un utente della sanità sociale costretto a rivolgersi al privato per curarsi. Questa è la conclusione chiaramente di questo breve articolo pubblicato sul quotidiano di Tirole Oggi, proprio perché questo utente magari ha sentito il bisogno di telefonare alla redazione del quotidiano per denunciare questa situazione che lo riguarda direttamente. Ebbene, ecco, con l'ultima notizia chiudiamo la nostra rassegna e riguarda questi provvedimenti che sono stati adottati dal sindaco di Frosinone per cercare di limitare quello che è l'inquinamento dalle polveri sottili. Nei giorni scorsi, che da alcuni giorni è in vigore questo provvedimento, che vede diciamo in un arco orario di 12 ore, se non sbaglio dalle 8 alle 20 il lunedì e dalle 8 alle 20 del venerdì, ecco, il lunedì è possibile transitare con targhe che hanno con le auto che hanno targa dispari, il venerdì con le auto che hanno targa pari. Ebbene, qual è il rischio che si corre se si viola, magari se non si sta attenti? È quello di avere una contravvenzione, ecco, magari di essere multati dai vigili urbani, dalla polizia locale del comune di Frosinone. E per questa problematica ovviamente parla la stampa locale, ma c'è da una parte chi in qualche modo apprezza questo provvedimento, in qualche modo cerca di limitare l'inquinamento dalle polveri sottili, invece chi lo critica perché per molti, anche in parte anche secondo me, insomma, io credo che siano dei palliativi, credo tra l'altro, ecco, magari questo fenomeno delle polveri sottili era aumentato a causa della siccità, a causa della mancanza di pioggia, ma adesso sta piovendo, bene o male, penso le stesse condizioni climatiche dovrebbero in qualche modo abbassare questi valori, no? Questi valori di inquinamento. Chissà se effettivamente questi monitoraggi fatti in quasi tutti i centri diciamo urbani, quasi tutti, a Frosinone sicuramente, noi ad Alatri abbiamo un'unica centralina, peraltro in una zona che quando viene disposta una chiusura del traffico non è assolutamente interessata, con la località Bitta di Alatri dove c'è la centralina, chiaramente non quando si chiude il sindaco proclama la classica domenica ecologica, chiaramente chiude l'accesso al centro storico, ma in località Bitta le auto continuano a passare, anche probabilmente passeranno anche con maggiore intensità per il fatto che il centro storico è chiuso. E chissà, ecco, però la legge probabilmente, i regolamenti prevedono questo tipo di provvedimenti, probabilmente i nostri amministratori non possono esimersi, non so quali siano le pene previste, magari se il comune può essere multato, soggetto comunque a qualche tipo di provvedimento da organi superiori, che sono regionali o nazionali. Sta di fatto che noi magari subiamo soltanto il disagio, magari dobbiamo stare attenti, più che per il fastidio, diciamo, di utilizzare una vettura rispetto a un'altra, per il fatto magari di poter rincorrere in qualche multa, magari anche salata, no? Magari per una semplice distrazione. E va bene, io con questo ho concluso, vi devo dire, anzi no, concludiamo con una novità della nostra segna sociale, mandandovi in onda un piccolo servizio di informazione che riguarda il meteo. Ecco, ce lo fornisce il sito ilmeteo.it, quindi prego la regia di mandarlo in onda. Buona giornata a tutti gli affezionati a ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 13 gennaio. Venti impetuosi di maestrale e giornata prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni. Piogge solo sul basso Tirreno. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni con cielo sereno o poco nuvoloso. Locale nebbia sulla costa friulana.
Spostiamoci al centro, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche sulle nostre regioni, salvo locali addensamenti lungo gli Appennini, ma del tutto innocui. Raggiungiamo il sud, dove le piogge interesseranno principalmente la Calabria tirrenica e saranno anche moderate, piovaschi sul Salernitano e sul Messinese, soleggiato invece altrove. I venti saranno di maestrale su tutti i bacini, neve debole invece sui confini alpini. Temperature previste per questa giornata. Minime che risultano essere in graduale diminuzione. I valori saranno compresi tra meno 4 e 13 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo 3-12 gradi al nord, 6-14 gradi al centro e fino a 16-17 gradi al sud. Il meteo.it vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. E con questa novità, con questo nuovo servizio, approfitto per salutare un vecchio amico, Giorgio Frezza, che ha condotto per molti anni il telegiornale, appunto, prima di me. È sicuramente in ascolto e approfitto per salutarlo, per dargli i miei migliori auguri di buon anno. Purtroppo, a causa delle sue condizioni di salute, non possiamo vederci come ci vedevamo in passato di frequente. Ecco, quando ricordo con un pizzico di commozione quando mi chiamò, fu proprio lui a insistere affinché lo aiutassi nella gestione di questo notiziario serale, proprio per mettergli, magari lui lo conduceva tutti i giorni, aveva chiaramente, essendo un pensionato, delle esigenze diverse dalle mie, che invece sono ancora in attività di lavoro. Quindi ciao Giorgio, ecco, ti saluto con grande affetto e con te saluto anche tutti i nostri telespettatori, ai quali do appuntamento alla prossima edizione di Rassegna Sociale che terremo giovedì sera. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci, a presto.